Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Anche oggi parleremo di pump track, il mio pump track. Vi farò vedere un po' di lavori che voglio fare oggi usando questi attrezzi qua. Un picco, una pala, un setaccio e dei fantastici guanti. Nei giorni scorsi ho lavorato molto a questo mio pump track per rimetterlo un po' in sesto e ho pulito tutta questa canalina dell'acqua. Il lavoro è molto lungo, però dà i suoi frutti. Guardate che terra che tiro fuori. Soltanto pulendo 15 metri di scola dell'acqua ho recuperato questi due bidoni di terra finissima. Intanto lì c'è un combattimento tra degli uccelli, non so se vedete. Sono 4 o 5 uccelli che se ne danno in santa ragione in mezzo agli alberi. Ieri sera poi ho iniziato a usare un po' di quella terra per questa sponda qua e compattandola con la pala e un po' d'acqua il risultato già mi sembra ottimo. Ma la terra da lavorare è ancora tanta, quindi diamoci dentro. Ora mi prendo una piccola pausa e vi spiego un attimo cosa sto facendo. Allora lì, dove sto picconando, c'era un gruppo di pietre e un po' di terra che avevo accantonato quando avevo costruito il pump track, perché avevamo un sacco di voglia di girarci e il pump track era praticamente finito e non sapevo dove mettere quelle pietre, quindi le avevamo accantonate lì. Ora col piccone sto togliendo tutte le pietre, con la pala sto mettendo la terra dentro il setaccio, così diventa fine, e le pietre più grosse le metto dentro la carriola che le porto in un altro posto. Ma dove le porto? Ebbene signore e signori, le porto qua, proprio a sinistra dei salti da dirt, in questo spazio tra il muro. Questo è il secondo progetto che ho in mente, ovvero creare una linea tra il muro e i salti, così da ampliare un po' il giro del pump track. Prima sto mettendo tutte queste pietre per creare un po' di volume e poi metterò sopra della terra, perché se lo faccio solo di terra, qua siamo in Liguria, di terra non ce n'è. Il primo lavoro invece, come ho già detto, è risistemare un po' tutto il pump track, perché le piogge hanno abbassato le gobbe, hanno fatto uscire un po' di pietre e ci sono parecchie zolle di erba, quindi col piccone toglierò le zolle di erba, spianerò un po' le gobbe e con la terra fine che ho creato andrò a riempire il tutto facendolo diventare il più omogeneo possibile. È un lavoraccio. Faccio fare un piccolo tour del... Ma no, andiamo su. Vi faccio fare un piccolo tour del pump track. Questo è il roll-in costruito da me con tutti i palinocenti e queste tavole di metallo. Solidissimo, ha tenuto tutti questi anni senza spostarsi di una virgola.
fa un po' di rumore quando si ci passa, però importantissimo. Questo rollin ci mette sul primo salto, che ha la rampa in legno, che nei prossimi giorni vi farò vedere. Chi pensa che non dovrei scendere giù di qua con la camera in mano? Io alzo la mano. Ok, rollin, prima rampa in legno, atterraggio, vorrei togliere quelle tavole lì perché non danno tanta sicurezza. Seconda rampa in terra, non è lunghissimo ma è abbastanza sketchy, non so se si vede, atterraggio lì, saranno 2 metri scarsi e l'atterraggio è abbastanza ripido. Poi curvone a sinistra, è abbastanza lungo e si perde un po' di velocità, infatti volevo modificarlo un po'. Adesso devo pensare a dove alzarlo e dove aggiungere la terra, perché appunto la terra non è tanta. Gobba in uscita che ci fa prendere un po' di velocità, un'altra gobba rotta dai cinghiali lì, piccolo panettone, questo è veramente piccolo, sarà lungo 1,5 metri massimo, una bici, però dai, è divertente. Queste due gobbe sono il doppio più fatto qua in questo pump track, da questa gobba qua a quella lì, non è tanto, saranno anche questi 2 metri e qualcosina. Invece un altro salto un po' più sketchy è saltare le ultime due gobbe, da quella a quella giù in fondo prima della curva. Altrimenti si possono pompare tutte e tre le gobbe o farle tutte e tre in manual. Sponda a sinistra dove sto lavorando è uno spondone abbastanza lungo, quindi ho fatto una gobba in mezzo per continuare ad avere velocità. Cambio di direzione molto figo con una gobba in mezzo che ci mette in questa destra e poi gobba gobba e uno step up che ci ricollega all'atterraggio del secondo doppio. Step up è molto carino perché si può saltare abbastanza dritti oppure fare un transfert verso destra. La linea che vorrei fare è esattamente qua, tra il muro e i salti da dirt, c'è ancora un po' di spazio e secondo me viene veramente figa, però sulle gobbe e i salti che ci voglio mettere ve ne parlo in un altro video. Adesso è l'ora della pappa, finalmente, vado a pranzare. Pomeriggio penso di continuare a fare un po' di quel lavoro noioso con la terra e il setaccio, e se faccio altre modifiche le posto su Instagram, quindi andate lì a seguirmi, metterò qualche foto di questo pump track. Come ha fatto Matt Jones nei suoi video su YouTube, se non li avete visti andateli a vedere perché sono molto fighi, gira su dei trail spettacolari, da sogno. Vorrei chiedervi che cosa ci fareste di diverso in questo pump track e magari nella linea lì a fianco al muro, anche se io un'idea ce l'ho già, però vorrei sapere la vostra, quindi magari scrivetelo qua nei commenti, sarò felice di leggere cosa ne pensate. Yo! Ah, dimenticavo, se qualcuno di voi qua a Varazze magari ha una macchinina telecomandata da imprestarmi, da vendermi, la farò girare qua. Ah, finalmente un po' di relax e posso giocare al mio gioco preferito per l'Xbox, MX vs. TV Reflex.